Nero su bianco. Ulm. Ulm sul Danubio. 768 gradini, 161 metri di altezza. Il Duomo di Ulm. Il Sarto di Ulm. Il Passero di Ulm. Una pietra. Einstein. Albert Einstein, nato a Ulm nel 1879. Tutte cose già note. Già quando era città imperiale, fiorirono qui il commercio e l'artigianato. Barche a remi tipiche di Ulm trasportavano passeggeri e mercanzie sul Danubio verso la foce. La città era ricca e la fede dei suoi cittadini potente. Nel 1377 fu posta la prima pietra di una chiesa gigantesca, realizzata né da un abate, né da un vescovo, né da un principe. Il Duomo di Ulm è una chiesa dei cittadini. La torre principale fu ultimata nel 1890. È la più alta del mondo cristiano. Lo sguardo si abbassa verso la casa civica bianca di Richard Meyer. Gli abitanti di Ulm sono orgogliosi della loro architettura. Sulla Münsterplatz, vicino al municipio, nella Neue Mitte. Lezione 1. Questa città vive di contraddizioni e questo la rende interessante. Lezione 2. Qui i cittadini svolgono un ruolo importante, ma di questo parliamo più oltre. Restiamo sulla gente. Gli ulmesi autentici sono un po' particolari, aspri con i loro pari, ma cordiali con gli ospiti. Meno male che non è il contrario. Si apprezza la naturalezza e si ama la riservatezza. Ma tanto per evitare fraintendimenti, qui arte e cultura sono di casa dall'era glaciale. Il famoso uomo leone fu realizzato circa 35.000 anni fa nella vicina Valle dell'Alone. Non distanti attendono gli artisti Sörlin e Mulcher, Klee, Macke e Picasso. Nonché una slitta con grasso e feltro, opera naturalmente di Joseph Beuys. Contrasti e contraddizioni, come detto poc'anzi. Di teatro se ne fa in questa città dal 1640. Oggi ne fanno parte anche l'opera e la danza classica. Per inciso, un'ex piscina coperta in stile Art Nouveau risuona oggi come sala da concerto. State ascoltando un vincitore del concorso tedesco per cori, il coro giovanile degli Ulmer Spatzen. Ma sappiamo fare anche diversamente. La Giovane Orchestra Filarmonica di Fiati di Ulm è la migliore orchestra giovanile di fiati della Germania. Eh sì, ci sono dei veri campioni anche al di fuori dello sport. Lezione 3. La cultura ha a Ulm una lunga tradizione. Lezione 4. Le nuove leve ci stanno molto a cuore. 10 licei. Scuola internazionale, Politecnico, Università, Città della Scienza. Qualcuno ha ancora domande da fare? Tutto questo costa denaro, non è vero? Certamente, ma quello ce lo guadagniamo. A fronte di 120.000 abitanti esistono 81.000 posti di lavoro. La forza economica non teme davvero confronti. Sui mercati mondiali ci sentiamo a casa nostra, punto a capo. Tra le nostre competenze chiave figurano i veicoli industriali. Industria farmaceutica e biotecnologie sono fortemente sviluppate nella regione. Il coffee to go lo conoscono tutti, ma che dire della car to go? Car sharing innovativo grazie ad un software intelligente, sviluppato e sperimentato con successo a Ulm. Lo stesso dicasi del design industriale moderno.
Qui la leggendaria Scuola Superiore di Design di Ulm continua a produrre i suoi effetti. Da noi le buone idee producono effetti a lungo termine. Giovane e di successo, questa è la città della scienza di Ulm. È il più grande datore di lavoro presente sul territorio. Cliniche, istituti di ricerca, Science Park, start-up, tutto ruota attorno all'Università di Ulm. Qualcun altro è più grande. Noi siamo eccellenti. Niente lezioni, ma uno scorcio di ottimismo. Abbiamo posti di lavoro attraenti per tutti coloro che cercano più che una semplice prospettiva. Chi lavora sodo ha anche diritto di festeggiare. Abbiamo percorsi brevi da fare e siamo in un attimo a goderci il tempo libero, perché i soldi non sono tutto. A proposito, la qualità della vita. Che ingredienti desiderate? Gli spazi si restringono solo nella maratona Einstein, che vede al via 5.000 podisti. Ah, avete bisogno di refrigerio? Allora dovete partecipare al Nabada. Non c'è bisogno che sappia galleggiare la vostra barca, deve solo esteticamente affondare. Nabada significa nuotare trascinati dalla corrente, cosa che gli ulmesi fanno nella loro festa nazionale, il lunedì del giuramento. Dal 1397, in questo giorno, il sindaco della città giura davanti ai suoi cittadini a ricchi e poveri, essere un uomo comune, in tutte le cose uguali, comuni e schiette, senza alcuna riserva. Per noi il senso civico svolge un ruolo importante, ma qui in verità comincia il film per avanzati. Volete un bis? Perché no? Vi regaliamo sole e tanta, tanta acqua. Fiumi, laghi balneabili, lago di Costanza e in più la neve delle Alpi. Ottima per andare su sci e slittino nella vicina Algovia, in Austria, in Svizzera. Naturalmente potete fare anche gli straordinari, noi ci teniamo fuori. Ricapitoliamo. Ulm è nel sud della Germania, nel punto di intersezione di importanti autostrade, scalo ferroviario dell'alta velocità, circondata da 4 aeroporti. Primi posti nei ranking e molte buone ragioni depongono a favore di questa città sul Danubio di facile orientamento. Dopo tante parole e immagini, ora seguano i fatti. Nero su bianco. Ulm.